Va ora in onda Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Presentazione di Daniele Carnini e Lorenzo Mattei. Prima trasmissione Demetrio e Polibio e l'equivoco stravagante. Un saluto a tutti da Daniele Carnini, cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, e un ringraziamento a Gianluigi Campanale in regia. Ho il piacere di iniziare con questa puntata il ciclo di Rete Toscana Classica dedicato alle opere di Rossini. E l'opera di cui vi parlo oggi, Demetrio e Polibio, è appunto la prima opera di Rossini. Ecco già mi devo fermare, perché questa frase che ho detto così alla leggera, Demetrio e Polibio è la prima opera di Rossini, è in realtà probabilmente inesatta. Inesatta, perché Demetrio e Polibio non è stata la prima opera di Rossini ad essere rappresentata. La sua prima rappresentazione avvenne infatti, qualche tempo dopo la sua composizione, al Teatro Valle di Roma il 18 maggio 1812. Veniva dunque dopo due delle farse rossiniane, La cambiale di matrimonio e L'inganno felice, dopo L'equivoco stravagante e persino dopo Ciro in Babilonia. È inesatta, anche perché il termine composta potrebbe essere errato, visto che sembra che Rossini abbia scritto un pezzo alla volta, nemmeno secondo l'ordine del libretto, su commissione, dunque non composta, ma semplicemente scritta, appunto, un po' alla volta, come capitava. Infine, il brano musicale che avete ascoltato all'inizio, ossia una parte della sinfonia di Demetrio e Polibio, potrebbe non essere di Rossini. Così come si dice, ma senza averne la sicurezza, che parte dell'intera opera potrebbe non essere sua. Insomma, un bel pasticcio, aggravato dal fatto che gran parte di quel che sappiamo sulla genesi di Demetrio e Polibio viene da una fonte notoriamente inaffidabile, che tende a rimuovere alcuni elementi, a esaltarne degli altri, a inventarne di nuovi, a falsificarne molti, pur se magari non sempre intenzionalmente. E questa fonte, ovviamente, è Rossini stesso, con buona pace degli anniversari. Rossini, nel 1855, dunque più di 40 anni dopo la prima di Demetrio e Polibio, fu, per così dire, intervistato da un suo collega, compositore, direttore d'orchestra, critico musicale tedesco,
Erano ambedue in vacanza nella località balneare di Trouville, in Normandia. Il collega si chiamava Ferdinand Hiller, una delle figure chiave della cultura musicale cosmopolita dell'Ottocento. In questa lunga chiacchierata ci fu posto anche per Demetrio e Polibio. Secondo il suo racconto, all'età di 13 anni Rossini sarebbe entrato in contatto con una particolare famiglia musicale, la famiglia Mombelli, capitanata da un anziano tenore, Domenico. E Domenico era un personaggio di rilievo. Come cantante era stato uno dei tenori di punta della sua generazione, quella che aveva emancipato, per così dire, il ruolo del tenore, l'aveva quasi reso paritario, anche nell'opera seria, al musico, ossia all'epoca il castrato, e alla prima donna, puntando sì sulla tecnica vocale impeccabile, ma anche su una interpretazione attoriale di prima forza. Mombelli, in prime nozze, aveva sposato Luisa Laschi, la prima contessa delle nozze di Figaro. Era rimasto vedovo. Aveva sposato Vincenzina, sorella di Salvatore Viganò, il grande coreografo, autore del balletto Le creature di Prometeo, per la musica di Beethoven, e nipote di Luigi Boccherini. Insomma, potremmo dire che la conoscenza di Mombelli abbia portato in dote a Rossini il Settecento europeo. Del resto, alcuni maestri e conoscenze di Rossini erano stati anch'essi personaggi non secondari nello scorcio del XVIII secolo. E non si capisce la precocità, la precoce cultura musicale di Rossini, se non si pensa alla rete di conoscenze che ne accompagnarono la crescita. Ma torniamo a Domenico Mombelli. Raggiunta l'età in cui le facoltà vocali stavano declinando, il tenore si era ritagliato una peculiarissima carriera da impresario. Una specie di allenatore giocatore, diciamo, perché assieme alle due figlie, Esther ed Anna, e a un factotum con la voce di basso, Lodovico Olivieri, aveva costituito un quartetto vocale specializzato in piccole opere, senza altri cantanti. Questo quartetto portava in giro per la penisola, appunto, delle produzioni tascabili, per così dire. In ogni luogo veniva arruolato un coro di semidilettanti. La base dei Mombelli era Bologna, che era anche il posto scelto dalla famiglia Rossini, un'altra famiglia musicale emigrata da Pesaro, per educarvi Gioachino. Bene, il racconto di Rossini fin qui torna. È qui che si fa leggenda, perché l'adolescente di 13 anni avrebbe impressionato Mombelli con la sua competenza musicale grazie a una sfida. Il tenore si sarebbe rifiutato di passare a Rossini, che voleva girarlo alla sua fidanzata, il manoscritto di un'aria di un'opera che stavano mettendo in scena lui e le figlie, e il soldo di Cacio, ascoltatela una volta in teatro, l'avrebbe trascritta in partitura senza nemmeno un errore. Un aneddoto simile a quello di Mozart e del Miserere di Allegri nella Cappella Sistina. E come abbiamo visto, Mombelli di Mozart se ne intendeva. Bene, dopo questa impresa, il fanciullo Rossini sarebbe stato incaricato appunto di mettere in musica singole porzioni di testo slegate. Approntato questo testo anch'esso in famiglia da Vincenzina Mombelli. Un duetto, un'aria, un quartetto, porzioni per le quali riceveva un modico pagamento volta per volta. Rossini non avrebbe mai saputo, a suo dire, che questi pezzi sarebbero diventati un'opera, e nemmeno quando sarebbe stata rappresentata molti anni dopo. Mombelli l'avrebbe messa in scena, insomma, senza avvertirlo. Ecco, sono bastate davvero poche ricerche per scoprire che in realtà Rossini aveva presumibilmente 18 anni e non 13. Era già da un po' uno studente del liceo musicale di Bologna. Aveva cominciato a partecipare alla vita musicale della città, al suo massimo livello. Stava scrivendo forse il suo debutto nel mondo dei grandi, in un vero teatro, con la cambiale di matrimonio. Insomma, in un genio come Rossini, una differenza fra 13 e 18 anni è come quella tra un ventenne e un cinquantenne per una persona normale. Inoltre Rossini era perfettamente al corrente che Demetrio e Polibio era stata messa in scena, peraltro con un buon successo a Roma. Infine, egli probabilmente tornò su Demetrio per apportare delle modifiche. Negli anni maturi Rossini amava affettare il disinteresse con una sorta di albagia, cercava di farsi passare per il fanciullo prodigio che del resto già era. Insomma, uno che scriveva opere quasi senza accorgersene, quello cui le melodie arrivavano senza sforzo apparente, insomma, diventava il personaggio Rossini, da cui faticosamente, parlo almeno per il sottoscritto e per la Fondazione Rossini per cui lavoro, cerchiamo di liberarci. Il gaudente epicureo,
non curante. Ma è difficile liberarsi di qualcosa che l'autore stesso cerca di importi. Pensate che sul frontespizio delle 6 sonate a 4, dove era scritto che erano state composte nel 1808, a 16 anni, Rossini, tornato in possesso di una copia, cancellò la scritta e scrisse 1804, insomma si ringiovanì, non sappiamo neanche se ha torto o ha ragione, di 4 anni. L'inaffidabilità di Rossini, la sua ambiguità, il suo apparente distacco, nascondono una fragilità e una nevrosi che ce lo rendono, per certi versi, ancora più caro e necessario in questi tempi. A corollario di tutte queste inesattezze, aggiungiamo che Rossini era a Milano per la Pietra del Paragone e diceva ai genitori, siamo nella tarda estate 1812, quindi pochi mesi dopo la prima di Demetrio, che a Milano si stampavano pezzi dell'opera di Roma presso il copista di teatro ed editore Ricordi. E il pezzo di maggior successo, ripreso da Rossini in varie occasioni, era questo.
aggiungeremo soltanto che le signore Esther ed Anna Mombelli, nel bellissimo loro duetto del primo atto, lasciano mai sempre l'ansietà di risentire l'accordo sì felice della vaghezza delle voci e dell'intelligenza dell'arte, ancorché costantemente le si faccia replicare ogni sera. Sono parole del recensore della prima romana, il quale aveva già individuato il punto forte dell'intera composizione e riportato sulla stampa il suo immediato successo. A sentire questo brano di musica viene in mente la frase di Stendhal, e Stendhal ovviamente lo citeremo più volte, sul candore virginale di Tancredi, rappresentata un anno solo dopo Demetrio e Polibio. Rossini nacque come compositore dallo stile cantabile e affettuoso, non solo non tanto per l'invenzione, che poi non è un'invenzione, del crescendo, non solo per le diavolerie orchestrali, per il fracasso delle sue strette. In un'Italia musicale che attendeva il successore di Cimarosa e che aspirava quindi alla semplicità, alla memorabilità delle melodie, la musica di Rossini cadeva a pennello. Questa linea in cui le voci procedono parallele, veramente semplice, che potrebbe essere ripetuta all'infinito, ha una tinta tenera e idilliaca, è una sorta di ritorno alla base, alla voce umana nella sua purezza. Naturalmente è il modo con cui questa melodia è trattata ad essere particolarmente efficace, la semplicità è in fondo illusoria, la melodia è composta quasi a moduli uguali, piccolissimi, ripetuti, tanto che impararla a memoria è facile nell'incipit, ma è molto difficile nella sua totalità. La nostra attenzione non riesce a segmentarla. Ci resta l'idea di un flusso continuo delle due voci femminili, un canto delle sirene, affatto nuovo, appunto, antico nella sua semplicità, che è tipico della produzione giovanile di Rossini. Chi sono queste due voci che cantano questo duetto chiaramente d'amore? Una è Lisinga, figlia del re dei Parti Polibio. L'altra è quella di un musico, di un primo uomo, sia a farla breve, di una donna che interpreta un uomo, e il personaggio si chiama Siveno, giovanetto siriano di nobili origini, arrivato in misteriose circostanze alla corte di Persia e cresciuto come suo figlio da Polibio. Si scoprirà poi che Siveno è figlio del re di Siria, il quale appare in palcoscenico sotto mentite spoglie di ambasciatore col nome di Eumene per richiedere indietro Siveno a Polibio. Ecco i quattro personaggi corrispondenti al mini cast della famiglia Mombelli, due donne, due uomini. Ma scusate, Polibio ce l'abbiamo, ma Demetrio? C'è un altro piccolo pasticcio. Nessuno di questi personaggi nell'opera si chiama Demetrio, però in effetti Demetrio sono due, Eumene e Siveno, padre e figlio, entrambi si chiamano Demetrio. A proposito della trama, è inutile chiederci perché Polibio non voglia dare Siveno al legittimo padre, né perché questi si intestardisca nella sua richiesta fino a decidere di rapire Siveno e tra l'altro rapisce Lisinga invece sua. Quello che capiamo è che Lisinga, tra l'altro nome piombato da libretti ambientati nel nord Europa, e Siveno si amano, e alla fine l'amore tra i due, nonché l'amore filiale, trionferà in una alleanza piuttosto prevedibile, tanto che uno si chiederà perché non ci abbiano pensato prima, tra i due re, col matrimonio tra i figli. Vi sarà ormai chiaro che la trama, mai come in questo caso, non conta, è un pretesto per parlarci di affetto. Ecco, affetto. Non nel senso barocco del termine, ma nel senso che circola in Demetrio e Polibio una corrente di tenerezza, di vigile empatia tra i personaggi, non di passione smodata, di empatia, che caratterizza l'opera e che è in effetti l'unico messaggio che conti. Questo messaggio non è dunque convogliato ai nostri occhi, alle nostre orecchie, dalla trama o dalla drammaturgia, ma dalla musica. La musica è quasi l'unica cosa che conta e che ci colpisce con una personalità inaudita per un compositore di quest'età, qualunque età sia, ancora una volta Mozart a parte. Questo era chiaro anche a un recensore del Giornale Italiano in occasione della prima milanese del 1813. Lo scritto esordiva così: l'indifferenza della moltitudine degli spettatori per l'argomento rappresentato sembra dispensarmi di indagare quali siano questi Demetrio e Polibio che hanno dato il loro nome al dramma.
La cosa, d'altronde, mi pare ardua. Ma aggiungeva che riesce veramente deliziosissima la musica da esse, ossia le figlie Mombelli, e dal genitore loro cantata. La sola morte.
Abbiamo appena ascoltato il duettino di introduzione tra padre adottivo e figlio, Polibio e Siveno. È la prima cosa che sentiamo dopo la sinfonia ed è quello che dà appunto il tono a tutta l'opera. Mio figlio non sei, pur figlio ti chiamo. È solo grazie a questo tono affettuoso, così come nel duettino d'amore, questo tono non passionale ma tenero, pieno di contegno, che il rifiuto di Polibio di concedere a Eumene il ritorno di Siveno in patria si rende plausibile. Ma in effetti i sentimenti forti in quest'opera ci sono, ma nulla che possa rompere questa aurea atmosfera di idillio, di rappresentazione stilizzata, sembra di stare con Erminia tra l'ombrose piante. Ricordiamoci che nel 1812 Demetrio e Polibio andò in scena in una città, Roma, divisa tra obbedienza a Napoleone e fedeltà al Papa. La storia marciava a passi da gigante e, come diceva ancora Stendhal, per cui quest'epoca fu sempre il giardino dell'Eden da cui la restaurazione lo cacciò, se si sopravviveva si diventava generali a 36 anni. Napoleone, del resto, quasi alla fine della sua carriera, ne aveva 43 ed era imperatore da 8. Era un tempo giovane e per giovani. Se Rossini aveva scritto l'opera a 18 anni, le figlie di Mombelli, al momento della rappresentazione, erano adolescenti. I loro personaggi erano due innamorati, costretti a maturare in fretta, sottratti alla condizione di figli, per entrare sul palcoscenico della storia. Proprio in un'epoca del genere, tumultuosa, di guerra europea, era appena cominciata la campagna di Russia, la musica di Demetrio e Polibio fungeva, per così dire, da balsamo. Allo stesso linguaggio affettuoso appartiene anche una grande invenzione rossiniana, l'attacco del finale primo. La situazione è questa: Eumene ha ricevuto una ripulsa da Polibio, dunque raduna i suoi fedeli per rapire Siveno. Qui dobbiamo immaginarci una scena come di Rigoletto, ante litteram. È buio, i siriani sono nascosti con le fiaccole, una figura si addormenta. È Lisinga però, non Siveno. E Lisinga, prima di addormentarsi, canta: mi scende sull'alma un dolce sopore.
Lisinga verrà rapita da Eumene al posto di Siveno in una vorticosa calata di sipario. Polibio e Siveno non potranno farci nulla. A complemento di quello che vi ho detto prima, anche il Rossini più agitato ha diritto di cittadinanza in questa sua opera. E non mancano anche qui le sorprese. Nel finale primo Lisinga sviene e il suo svenimento interrompe il flusso dell'azione e anche della costruzione musicale, ma è solo un attimo. Uno svenimento istantaneo, perché alla fin fine non si è mai sentito un finale senza una prima donna che canta sopra tutti gli altri. Ascoltiamo il seguito del finale e la stretta. Insomma, al calare del sipario la situazione di figli e padri è la seguente. Lisinga è stata rapita e si trova con Eumene, mentre Polibio rimane con Siveno. Secondo atto. Polibio si lamenta in un'aria, Siveno lo sostiene. A tutti i costi proveranno a riscattare Lisinga. Tutto è pronto per il culmine di quest'opera. Dalla trama, appunto, non proprio lineare. Sta per giungere quello che in fondo stiamo tutti aspettando, sia il pezzo che riunirà tutta la famiglia, sia quella Mombelli degli interpreti che quella Siro Persiana allargata, ossia il quartetto. Il pezzo d'assieme in cui si confrontano i personaggi è da sempre il crogiuolo in cui si fonde l'energia dell'opera. Nel finale primo questo non è avvenuto perché eravamo troppo presi dall'accaduto, ossia dal rapimento. Il quartetto, invece, il secondo pezzo del secondo atto, è il vero fulcro teatrale dell'opera e perciò la riassume. Dunque contiene una parte energica e una parte contemplativa e cantabile. Credo che dobbiamo portare molto affetto a questo brano. Intanto perché è il primo esempio di pezzo d'assieme rossiniano, di un percorso che culminerà nel quartetto di Mosè, nel sestetto della Cenerentola, nel quintetto della Gazzaladra, nel terzettone di Maometto, nel terzetto del Cantorì. E poi perché Rossini credeva talmente alla bontà del pezzo che lo reimpiegò almeno 4 volte smembrato.
e se ne rammentava nella conversazione con Hiller perché finiva senza le solite cadenze. E sentiremo perché. Insomma, si era reso conto, e la conversazione è di 43 anni dopo, di aver composto un pezzo fuori dell'ordinario. Il solito Stendhal si pronunciò così. «Non ho timore di dire, passati 9 anni, durante i quali, non avendo di meglio da fare, ho ascoltato tanta musica, che questo quartetto è uno dei capolavori della produzione rossiniana. Non esiste nulla di superiore a questo brano. Se Rossini avesse scritto solo questo quartetto, Mozart e Cimarosa lo riconoscerebbero per un loro eguale». Quel segno, o dei, mia figlia? Come? Come? Suo padre sei? Ecco la figlia tua, rendimi il figlio mio. Giura, giura.
Un pezzo così fatto ci fa dimenticare almeno in parte l'assurdità di quel che vi succede. Eumene minaccia di uccidere Lisinga se Polibio non gli dà Siveno. A un certo punto riconosce da un medaglione che Siveno è suo figlio, ma non lo sapeva già, uno si potrebbe chiedere. Dice dunque a Polibio: ecco la figlia tua, rendimi il figlio mio, giuro amistade e fe. La didascalia recita: cambiandosi i figli, sì, come fossero le figurine. Sembra tutto finito, tutti contenti. Ma Lisinga dice: come? E io come faccio senza Siveno? Siveno, dal canto suo, sembra aver dimenticato che il medaglione indica che è figlio di Eumene e dunque si rivolge a Polibio come fosse suo padre. Ne deriva una gran confusione e appelli alle armi. Il tutto sarebbe intollerabile non fosse che la musica di Rossini travolge tutto. Le solite cadenze che ricordava il compositore d'aver evitato sono le cosiddette cadenze felicità, felicità, che erano di prammatica nei pezzi dell'opera italiana e pure in quelli di Rossini. Rossini invece qui opta per un disegno fortissimo con tre F, che è quasi un grido dei quattro protagonisti. Ascoltiamo adesso come finisce questo quartetto. Facciamo una pausa. Torniamo alla trama di quest'opera seria, anzi serissima. A tale proposito, forse vale la pena di ricordare che l'opera funziona esattamente come un film. Che il film sia drammatico o comico non dipende dal finale tragico o lieto. Alcuni film catastrofisti terminano col sacrificio dell'eroe, in altri casi l'eroe si salva, ma questo non cambia nulla. Comunque, nell'opera seria del primo Ottocento era molto diffuso il seguente intreccio tipo. Un re o un potente, tenore, rapisce una donna, soprano, a un rivale, castrato, poi donna o travestì. Il rivale fa tutto quello che può per riaverla,
ma in genere solo un atto di clemenza del tenore risolve la vicenda con una riconciliazione generale. E invece, la truppa Mombelli ha messo al centro una vicenda di figli cambiati e riconosciuti e non una storia d'amore. Perché? Sicuramente ha influito il fatto di portare in scena loro stessi, una famiglia vera che si sovrapponeva a una famiglia fittizia. Avrà incuriosito gli spettatori vedere come Lisinga, Esther Mombelli, trattava male il padre Domenico e viceversa, una sorta di equivoco frisson nel disguido dopo il rapimento. Lisinga chiede a Omene che intenzioni ha e lui risponde che in lei rispetta la sposa di Siveno, come a far capire che un pensiero mal riposto poteva pure esserci. È chiaro che Polibio e Siveno in quest'opera sono solo comprimari. E in effetti, di tutti i cantanti a parte Domenico, l'unica a fare veramente carriera, una grande carriera, prima di sposarsi poi col conte Gritti e abbandonare le scene, fu Esther. Esther Mombelli, tra l'altro, cantò anche nel Viaggio a Reims, fu la prima madama cortese. Si può dunque dire che abbia accompagnato Rossini durante tutta la sua carriera, da Bologna e Roma a Parigi. Demetri e Polibio, quest'opera familiare, si polarizza sul contrasto tra Eumene e Lisinga, ossia Domenico ed Esther, che erano i cantanti più abili, banalmente, tra i quattro. E l'abilità vocale è tutto nel mondo dell'opera. Chi canta meglio, di più, nella posizione più forte, vince. Il povero Siveno, che canta due arie, peraltro molto belle, destinate anche a una certa diffusione, ma sono in posizione interlocutoria, è sopraffatto. Lodovico Olivieri, il basso, non aveva una gran voce ed è infatti relegato a un'aria con Pertichini. È la distribuzione dei pezzi a rendere lampante la gerarchia. Nel punto culminante dei due atti si susseguono in quest'ordine un'aria di Lisinga prima e un'aria di Eumene poi. Per Eumene, Rossini, o secondo qualcuno lo stesso Domenico Mombelli, scrisse due arie con estesi recitativi e molti cambi di tono, intendendo proprio il tono diverso, ora affettuoso, ora guerresco, ora addolorato, in cui un attore consumato poteva farsi valere anche se era un po' al declino come cantante. Di contro, per Esther Mombelli, Rossini disegnò due arie virtuosistiche. Il ruolo di Lisinga è uno dei più complicati delle sue opere giovanili. La seconda aria è particolarmente combattiva, oltre che appunto assai impervia. Sono tutta, sono tutta, sono tutta,
In quest'aria Lisinga canta alla fine «Quel mostro, quell'empio si vada a svenar». Una ragazzina dotata di questa energia, ma non sarà troppo. Anche Polibio, all'inizio del recitativo che precede l'aria, le chiede «Ma come? Tu? Una giovane donna?» La risposta è nella storia di quegli anni. Dalla Rivoluzione francese in poi, le donne avevano ripreso una centralità nell'immaginario, sempre compagne e subordinate all'uomo, ma con un ruolo attivo. Di qui la fortuna in letteratura e teatro di ruoli come la Leonora di Pairo di Beethoven, donne che si travestivano da uomo, in un certo senso usurpandone il ruolo o completandolo, il che è complicato anche dal fatto che nell'opera le donne già interpretavano gli uomini. I giornali dell'epoca raccontavano storie come quella di Virginie Chéquier, che per evitare che il fratello andasse militare gli si era sostituita, diventando sergente, essendo poi ferita, scoperta e premiata con la Legion d'Onore. Storie esemplari, diciamo un po' fantasiose a volte, e benché anche qui con un sottotesto sessuale. Lo stesso sottotesto che non poterono mancare di avvertire gli spettatori della Pietra del Paragone, siamo nello stesso 1812, nel vedere una donna in pantaloni vestita da militare, nella fattispecie Maria Marcolini, dal fisico pare molto imponente. Le storie tipo Virginie Chéquier sarebbero impossibili qualche decennio dopo, non so, in Cuore di De Amicis, in cui le virtù militari sono proprie dei maschietti, e furono invece perfettamente plausibili durante il regno di quel grande amante dell'opera italiana che fu Napoleone Bonaparte. In questo caso, l'opera, cui le vergini guerriere non erano discare, ha dato il buon esempio al mondo reale, che a sua volta ha rimandato all'opera la sua immagine. Dopo l'aria di Lisinga scopriamo che Eumene ha permesso a Siveno di tornare a corte per parlare con Polibio. Ci deve essere un disguido, però. Evidentemente i mezzi di trasporto dell'epoca funzionavano quasi peggio dei nostri. Perché Lisinga arriva da Eumene come se niente fosse e, come abbiamo visto, malissimo intenzionata. Sta per ferire Eumene quando giunge Siveno e si interpone tra la spada di Lisinga e il petto del padre. Eumene a quel punto abbraccia tutti e due e insieme vanno da Polibio, rivelandosi a quel punto per il re di Siria. E come dice la didascalia del libretto, Siveno con gli Assiri si inginocchia formando un quadro generale. La geografia di Vincenzina Viganò non è proprio degna di nota, ma assiri o siriani che siano, l'importante è la inevitabile riconciliazione. Data anche questa storia un po' zoppicante, in conclusione, perché ascoltare, come farete qui, grazie a Rete Toscana Classica, Demetrio e Polibio? Chi lo facesse semplicemente per curiosità, per capire come suona Rossini da giovane, per indovinare quali pezzi potrebbero essere suoi oppure no, beh, sarebbe nella piena legittimità, ma non coglierebbe del tutto nel segno. Demetrio e Polibio è un'opera curiosa, certo, ma vitale. Dal 2010, anno della sua ripresa al Rossini Opera Festival, abbiamo già due registrazioni e tre allestimenti, con un quarto pare alle viste. È un'opera snella di forme, giovane anche in questo. E poi naturalmente c'è altro. Abbiamo visto che, almeno durante l'impero napoleonico, senza opera non si capisce la storia, e viceversa. Sicuramente senza il teatro d'opera, senza le forme d'arte in genere, non si può conoscere la vasta gamma dei sentimenti umani nella loro interezza. Così come il dolore di una madre non si potrebbe capire appieno senza, poniamo, la Crocifissione di Giotto. In Demetrio alcuni di questi sentimenti sono raffigurati con una immediatezza
e una perizia degni di un compositore che fu poi amato da Schopenhauer, Hegel, Mazzini, Leopardi. E, a parte i fini dell'aneddotica, non è importante che la scommessa con Mombelli sia stata vera o inventata per stupire un collega tedesco. La vera scommessa vinta è stata di fare di questo laboratorio di opera seria un piccolo gioiello che sono lieto di potervi raccomandare. Un saluto e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buongiorno agli ascoltatori, grazie di essere qua ancora con noi con il ciclo di incontri dedicati alle opere di Rossini. Oggi ci occupiamo di un titolo dei più forse negletti di tutto il corpus delle opere rossiniane, che è L'equivoco stravagante, che è la prima opera buffa di Rossini, che è stata messa in scena al Teatro del Corso di Bologna, che era la città dove il maestro pesarese ebbe la sua formazione. È la prima affermazione. A Bologna, infatti, Rossini aveva iniziato, 14enne, lo studio del violoncello presso il liceo musicale, per proseguire poi in quello di contrappunto con padre Stanislao Mattei, mio omonimo, ma non siamo parenti. Sempre a Bologna aveva attirato l'attenzione del tenore Domenico Mombelli, che a Bologna risiedeva con la moglie Vincenzina Viganò, che era una letterata, sorella del celebre coreografo, danzatore, Salvatore Viganò. Ora, i Mombelli commissionarono nel 1808 al giovanissimo compositore la sua prima opera, che era il dramma serio Demetrio e Polibio, che però fu allestito al Teatro Valle di Roma solo nel 1812. La coppia Morandi, cioè il compositore marchigiano Giovanni Morandi e sua moglie, la cantante Rosa Morolli, fu invece quella che determinò il debutto teatrale di Rossini, quando i due musicisti passarono da Bologna nel 1810, la madre di Rossini non esitò a chiedere aiuto alla collega cantante per raccomandare quel figlio così promettente, oramai diciottenne, ad Antonio Cera, che era l'impresario del Teatro San Moisè di Venezia, dove la coppia di cantanti e il compositore era diretta. La raccomandazione arrivò e per coprire un buco della programmazione di quel teatro fu chiesto a Rossini di comporre le musiche per la farsa di Gaetano Rossi, La cambiale di matrimonio, che andò in scena con successo dal 3 novembre al 1 dicembre. Solo 9 mesi più tardi, quindi il tempo di una gestazione, Rossini si vide scritturato in coda alla stagione autunnale del Teatro del Corso di Bologna, che era stato inaugurato nel 1805
ed era assurto in breve a una delle maggiori sale bolognesi. Là il giovane Rossini dal 1809 era maestro al cembalo e direttore di coro. Anche in questo caso i ritmi produttivi furono rapidissimi. Basti pensare che sul cartellone stampato dal teatro per la stagione di quell'autunno 1811 si leggeva che dei due drammi buffi il secondo era da destinarsi, quindi ancora non avevano neanche deciso cosa sarebbe andato in scena. E l'opera, appunto L'equivoco stravagante, ebbe il suo debutto il 26 ottobre, ma dopo la terza recita fu ritirata per ordine della prefettura. Ora, il libretto, originariamente pensato dal fiorentino Gaetano Gasbarri, era particolarmente ricco di doppi sensi osceni e fu purgato opportunamente. Come da prassi, fu sottoposto, neanche senza tanti problemi, insomma, al vaglio della censura dell'ispettore incaricato alla revisione dei testi teatrali, il canonico Pietro Landi, e tutto sembrava filare liscio. Qualcuno avverso a Rossini, dopo che la prima si era svolta con un'accoglienza piuttosto fredda per il libretto, ma con chiari apprezzamenti per la musica dell'operista esordiente, mise la pulce nell'orecchio del prefetto, Alvise Quirini, circa l'oscenità della trama. E, verificato dal prefetto stesso o da un suo incaricato, il carattere licenzioso solo durante la seconda recita, si decise di permetterne una terza, come da contratto, per tutela del compositore. All'epoca, infatti, le prime tre sere prevedevano la presenza del compositore che dirigeva l'opera, e poi si era deciso di interrompere le repliche. La Direzione Generale di Polizia del Regno d'Italia, che faceva capo a Milano, vietò formalmente la messa in scena dell'equivoco stravagante in tutti i teatri del Regno, decretandone così la morte effettiva. C'è un almanacco teatrale, noto con il nome di Indice dei Teatrali Spettacoli, molto prezioso perché è un quadro della vita vissuta dagli impresari italiani ed europei. E questa fonte attesta alcune recite dell'equivoco stravagante a Napoli nel gennaio del 1820 e a Capua nella primavera del 21. Però non abbiamo libretti né partiture, quindi non sapremo mai cosa effettivamente fu inscenato. Basti pensare che con un identico titolo, ma con una trama completamente diversa, l'impresario Adolfo Bassi allestì al Gran Teatro di Trieste nel Carnevale del 1825 un pasticcio su musiche di vari autori, attribuendolo a Rossini sul frontespizio del libretto a stampa, con ovvi intenti autopromozionali. Ci fu poi la proposta di mantenere la musica rossiniana e riscrivere apposta un libretto col titolo L'amor geografo, che però non andò mai in porto. Dunque, per riascoltare le note dell'equivoco stravagante, si deve aspettare il suo ripescaggio alla Chigiana di Siena, nel 1965, nella revisione di Vito Frazzi, diretta da Alberto Zedda. Da allora fino al 1994 fu ripresa solo 5 volte. In tempi recenti Marco Beghelli e Stefano Piana ne hanno curato l'edizione critica, vagliata in una prima esecuzione a Wildbad nel 2000 e nel 2002, poi proposta in altre 7 occasioni fino al 2011 a Riehen. Parliamo insomma dell'opera rossiniana in assoluto meno rappresentata e meno conosciuta. E questo si deve all'ostracismo che ha subito a causa della licenziosità del suo soggetto, che giova quindi qui esporre. Il luogo dell'azione non è specificato, e forse non è un caso. Si parla di un antico castello di proprietà di un contadino nobilitato, Gamberotto. Costui intende dare in moglie la figlia Ernestina, che è una patita di letteratura e di filosofia, al giovane Buralicchio, tanto ricco quanto stupido. Ermanno, figlio di un commerciante fallito, è innamorato di Ernestina e viene aiutato a introdursi in casa di Gamberotto dai servi Frontino e Rosalia. Frontino è una sorta di Figaro che aiuta Ermanno per riconoscenza al tanto bene ricevuto dalla sua famiglia.
e la prima idea è quella di spacciare l'amico per un precettore e introdurlo così a casa di Ernestina. E dice: il colpo è fatto, usando le stesse parole di Figaro quando riceve da Bartolo il mazzo di chiavi, tra cui quella della gelosia che teneva reclusa Rosina. La seconda idea di Frontino, che deve provocare la separazione tra Ernestina e il suo promesso sposo, è ben più articolata. Frontino fa credere a Buralicchio che Ernestina in realtà è Ernesto, figlio di Gamberotto e da lui castrato per destinarlo alla carriera teatrale, ma poi finito nell'esercito e infine, dopo una diserzione, confinato in casa in panni femminili. Frontino non ha tuttavia calcolato la denuncia che Buralicchio farà all'autorità militare, determinando così un'incursione armata per l'immediato arresto del presunto disertore, ovvero la povera Ernestina che è all'oscuro di tutto. Sarà Ermanno a liberarla vestendola con una divisa militare e una volta evasi dalla caserma i due giovani avranno il permesso di sposarsi, poiché Buralicchio, anche se oramai è venuto a conoscenza dell'inganno, ritiene che la donna non sia più degna di lui. Mai come in questo libretto il gioco dell'entravestì e dell'ambiguità sessuale era stato portato ad un livello così parossistico. Fin dal primo coro il librettista Gasbarri ammiccava infatti al tema di fondo, facendo dire ai villani che lo studio della filosofia, tra le altre cose, insegna, e qui cito, a distinguere l'uomo dalla femmina. Poco più avanti, nella scena ottava, Gamberotto elogiava, al cospetto del futuro genero, gli studi della figlia che, e anche qui cito, sa distinguere il maschio dalla femmina. Ora, di travestimenti di donne in uomini e viceversa, l'opera buffa era piena. Si pensi a Cherubino che Susanna e la Contessa vestono da ragazza. Con Achille in Sciro del Metastasio, anche l'opera seria, in rispetto al mito, si prestò a questo gioco, per cui il Pelide vestiva i panni femminili per sfuggire alla chiamata alle armi contro Troia. E in questo caso l'identità sessuale esibita sulla scena visse un autentico cortocircuito, poiché molto spesso era una cantante donna che impersonava la parte di un uomo, Achille, vestito da donna, Pirra. Giova ricordare che fino al 1797, a Roma, la prassi teatrale vietò alle donne di calcare le scene e dunque tutte le parti femminili erano affidate a cantanti maschi castrati. Il celebre Farinelli esordì specializzandosi in brani da donna nei teatri romani, e come lui altri celebri divi dell'opera seria iniziarono la carriera con parti buffe femminili al Teatro Valle o al Teatro delle Dame. Non va dimenticato poi che due delle eroine che segnarono la svolta in senso sentimentale e larmoyant dell'opera buffa, contribuendo a ridefinire la figura femminile nel melodramma e ad approfondire in termini squisitamente musicali la sua attività psichica, cioè mi riferisco alla Cecchina, l'omonima opera di Piccinni, e Giannetta, protagonista della Finta giardiniera di Anfossi, un'opera che poi musicò anche Mozart, bene, furono interpretate per la prima volta a Roma da due castrati. Con ciò si vuole insistere sul fatto che l'ambiguità nell'identità sessuale tra interpreti, castrati e personaggi era un dato di fatto, così come lo sarà il contralto entravestì, che sostituì il musico, cioè il castrato, nel momento in cui ai primi dell'Ottocento il suo impiego si diradò fino a scomparire. La moglie di Rossini, Isabella Colbran, era avvezza a impersonare personaggi maschili, così come Marietta Marcolini, la prima interprete di Ernestina, che fu probabilmente lei ad imporre la scena un po' posticcia sul piano della condotta drammatica della protagonista in abiti virili durante la quale cantava il grande rondò con coro a ridosso del finale ultimo. Va precisato che ben oltre il 1811 alcuni degli ultimi grandi castrati continuarono a cantare nei teatri. È nota la presenza di Velluti nel Crociato in Egitto di Meyerbeer e nella parte di Armando alla Fenice di Venezia nel 1824, una parte che guarda caso l'anno successivo a Parigi spetterà a Giuditta Pasta. Furono però presenze eccezionali. Ciò non di meno, il fatto che la castrazione
e i conseguenti doppi sensi osceni entrassero in un libretto fu giudicato scandaloso, inaccettabile. A onor del vero, la trivialità che può venir connessa al teatro di Plauto, in particolare alla commedia Casina, dove anche lì un vecchio convinto di trovare una donna nel letto si vede invece tra le lenzuola un uomo, tocca dei punti mai raggiunti, peraltro spassosissimi, che qui è bene elencare. Atto primo, scena quarta. Gamberotto, che è uno zoticone che cade sempre in giochi di parole, un linguista li chiamerebbe malapropismi, che sono degni del miglior Totò, nel rispondere a Buralicchio su cosa faccia la figlia, esordisce dicendo «è piena», per aggiungere solo dopo il complemento di abbondanza «piena di contentezza», e dunque lasciando capire al futuro sposo che ella è pregna, cioè incinta. Buralicchio non è da meno e qualche verso dopo sposta il doppio senso sul «parlar purgato», che viene declinato in senso escatologico. E al «piena», pronunciato da Gamberotto, nella scena successiva segue il vuoto che viene accusato da Ernestina, che per lei è indice di uno stato di malinconia, ma che viene inteso dal coro, nonostante si tratti un coro di letterati, in senso erotico, tant'è che i versi originali del coro, che erano stati emendati nel libretto a stampa ma che erano rimasti nella partitura di Rossini, recitavano «vuota se adesso sei, più vuota non sarai». Col tempo troverai un gaz, un infiammabile o un qualche vegetabile pallon ti renderà. Da dove gas c'ha l'uscita invece in Z per assonanza con il membro maschile, naturalmente. E nella settima scena, quando Gamberotto presenta alla figlia il precettore e lo sposo, che poco prima aveva definito grazioso arnese, le dice «slarga un po' la bocca angusta». E poco dopo i due, paragonandosi ad api, diranno alla fanciulla «vi succhieremo come che va». Il varco è a lei già aperto. Bene, all'epoca non vigeva l'attuale pornocrazia, ma la tentazione di leggervi allusioni al sesso orale è forte, o almeno lo è stata al Festival Rossini di Pesaro nel 2002 per il regista Emilio Sagi, che ha fatto mimare una fellazio ad Ernestina nel suo duetto con Ermanno. Ora, nella stessa scena, Buralicchio mal comprende le parole della fidanzata e il fatto che citi la storia gallica diventa mal gallico, ovvero la sifilide, e l'allusione al fiore della malva gli fa pensare alla cura della gonorrea, tant'è che dice «qui si parla di gallico, anche la malva, che pasticcio è mai questo?». Quindi, in effetti, si scende molto nel triviale con queste allusioni. E si prosegue poi con la ancor più triviale scena 11, dove Gamberotto chiama Buco il foro giudiziario che dovrà consultare per l'atto matrimoniale e intima Ernestina, appellata figliuola equivoca, e cito «ah figlia, dagliela, senti a papà». E al posto del baciamano Ernestina propone a Buralicchio un baciapiede, mentre il padre dice al futuro sposo «bacialo, annusalo». E Buralicchio, che odore io sento, fra poco attento, più su si va, finché alla mano si arriverà. Naturalmente l'allusione era ad altro. E sulle puzze corporali aveva peraltro insistito Buralicchio nella sua aria di presentazione, elencando meteorismi vari tra gli effetti della sua bellezza sulle donne. E cito, «questa un sospiro erutta, quella di là trabocca, cioè vomita. Chi stringesi la bocca, il naso chi si tura, perché per sua natura il fuoco è assai bestial». Ovviamente il clou delle oscenità si toccava nel momento in cui Ernestina faceva le sue avance a Buralicchio, che la credeva un castrato, perché ormai era già stato messo sull'avviso da Frontino. E il primo libretto recitava, da parte di Ernestina, «darti vuò una cosa bella», e Buralicchio, «che puoi dar se non sei quella?». E il solerte canonico, revisore, mutò «dar» con «dir», quindi «che puoi dir se non sei quella?». Ma in partitura la variante non fu registrata. Il revisore lasciò tuttavia passare la ben più oscena metafora della penetrazione.
Se fossi mia, grande saria l'imbroglio, perché pavento un scoglio entrando in alto mar. Quindi diciamo che l'oscenità rimane. Vistasi rifiutata dal futuro sposo, Ernestina pensa bene di sedurre Ermanno. Al suo intento di voler morire, Ernestina allude all'altro significato di quel verbo, che sin dal celebre madrigale «tirsi morir volea», indicava chiaramente il raggiungimento dell'orgasmo, che viene non a caso anche definito piccola morte. E dopodiché la ragazza decide di mettersi all'opera, scusandosi con le muse, se, qui cito, «contro il voler vostro, tutto quel che ho celato, ora gli mostro». E quindi una scena anche qui eroticamente connotata. E Buralicchio e Gamberotto si trovano loro malgrado ad essere voyeur, tipo i vecchioni con Susanna. Però il Ricastro, cioè Buralicchio, ormai è stanco e dice facciano pure il loro comodo, poiché la credono gallina ed è un cappone. Va detto che nell'equivoco stravagante, a fare da contrappeso a questi osceni giochi verbali, sta la presenza costante dei nomi di dei, eroi, pensatori classici, letterati, con i quali Ernestina e Gamberotto si riempiono la bocca, ostentandoli a mo' di status symbol. In questo Gasbarri tradisce il debito verso la librettista comica del pieno Settecento, che era costellata da dei parvenu borghesi che diventano filosofi immaginari o fanatici delle belle lettere o dell'antichità classica. E si è permesso anche qui un rapido elenco. Tra gli dei o personaggi del mito si nomina Enea, Mercurio, Giove, Cupido, Minerva o Pallade, Imeneo, Sofia, Apollo, chiamato con un'allusione raffinata a una parte dei miti di Apollo, cioè il pastor Danfriso, le muse. Tra i personaggi della classicità, Platone, Catone, Tito, Cornelio. Dall'epos cavalleresco, Dulcinea e Don Chisciotte, Orlando e Brandimarte. Dal mondo letterario si cita Eloisa e Abelardo, Ariosto, Il Lasca, Salvator Rosa. E anche nella struttura formale, il bravo Gasbarri, ingiustamente relegato nell'oblio dal quale è uscito grazie alla eruditissima edizione del libretto dell'equivoco stravagante curata da Marco Beghelli, che nelle oltre 600 pagine compendia, tra le altre cose, una biografia completa del librettista fiorentino. Bene, Gasbarri, dicevo, palesa l'attaccamento alla drammaturgia di 30 anni addietro. 9 sono le arie, alla prima buffa e al mezzo carattere e al primo basso buffo ne spettano 2 a testa, mentre 1 agli altri 3 personaggi. 3 sono i duetti, 2 i quartetti, ai quali vanno a unirsi l'introduzione e i 2 finali d'atto. Nonostante il libretto abbia questi contenuti imbarazzanti e nonostante la gestione delle convenienze teatrali sia tradizionale, il giovane Rossini seppe confezionare una partitura perfettamente calibrata, già pienamente indicativa di quel suo personalissimo stile che gli permetterà di spazzar via ad un solo fiato un'intera generazione di operisti. Vertiginosi sillabati, meccanicismi fraseologici riducono le parole a mero insieme di fonemi e i versi a un semplice pretesto per reggere le note. La comicità scaturisce da questa parossistica discrepanza tra il testo e la musica, che impone una sorta di marionettismo, ben diverso dagli innocui sillabati dei bassi buffi settecenteschi. Un esempio, seppure in miniatura, lo si ha con il duettino tra Gamberotto e Buralicchio, che è erede della cosiddetta cavatina a due, che si ritrova in molte opere della generazione di Piccinni e di Paisiello e che giova ascoltare. Oh.
stimoli, 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 e sento per te. Ai, 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 che giococcio, ai, 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 che già verso. Voce, Dio, io verso, Dio goccio, di gioia in un velago, mi trovo già immerso, protegga la sorte, si tenera, 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 il finale primo, dove il libretto non dava modo di sviluppare un concertato dello stupore articolato e complesso come quello celeberrimo dell'italiana in Algeri, esibisce quella che Stendhal definì follia organizzata e completa, già in modo maturo. Si ascolti per esempio la deflagrazione dei sillabati quando i personaggi sentono arrivare in lontananza le forze dell'ordine. È un momento già che ci fa pensare appunto a Rossini che conosciamo di più, quello di qualche anno dopo, ma nell'equivoco stravagante è già tutto presente. Quindi ascoltiamo questo articolatissimo finale primo.
Fa specie notare che un ragazzo di 19 anni possedesse uno sguardo autoironico così maturo e che fosse in grado di caricaturare in modo così raffinato le convenzioni del melodramma contemporaneo. La cavatina di Ernestina con coro è una specie di parodia dello stesso numero che in ambito serio era adatto a instaurare atmosfere soffuse e malinconiche. L'inettitudine comunicativa tipica dei personaggi del Metastasio nelle scene di primo Ottocento, con il protagonista dialogante con il coro, assunse una valenza romantica di incomunicabilità dell'io. Se invece si pensa che nell'equivoco stravagante, al posto di questa riflessività sofferta, andava a prender posto il triviale qui pro quo sul vuoto avvertito dentro di sé da Ernestina, ben si comprende la reazione divertita del pubblico. La musica di Rossini, peraltro, mantiene inizialmente una adesione allo stile serio, che aumenta ancor più la frizione tra l'originaria funzione espressiva della cavatina con coro e l'oscenità del contenuto testuale. E quindi ascoltiamo anche la cavatina di presentazione di Ernestina con il coro. Thank you.
Marietta Marcolini era un contralto specializzato in ruoli en travestì e molto probabilmente impose il rondò finale in abiti militari, così come farà l'anno successivo con la parte di Clarice nella Pietra del Paragone. Ascoltiamo dunque il rondò marziale alla fine dell'equivoco stravagante. Oh, no.
Rossini in questo, come in tanti altri casi, si dovette dunque piegare ai desiderata dei cantanti, un atteggiamento che lungo l'intero Settecento fu la norma per qualsiasi operista, paragonabile a un sarto che era tenuto a modellare le sue confezioni su misura per il singolo corpo dell'indossatore. Ciò nonostante, sin dai suoi esordi, Rossini si impose come un marionettista disincantato, un regisseur, a tratti cinico con i suoi personaggi e forse anche col pubblico, e probabilmente proprio questa forma di divertito distacco lo rende ancora oggi un nostro contemporaneo. Vi ringrazio dell'ascolto, io spero che quest'opera così strana, così poco conosciuta, grazie alle trasmissioni di Rete Toscana Classica, possa di nuovo ancora oggi affascinare e fare sorridere, a volte anche in maniera molto, molto forte. Grazie e alla prossima puntata. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Presentazione di Daniele Carnini e Lorenzo Mattei. Prima trasmissione Demetrio e Polibio e l'equivoco stravagante.